Ciao e benvenuti nel video delle locations del film di Aldo Giovanni Giacomo e Massimo Venier, Tre uomini e una gamba, del 1997. Yeah! Nel film partono da Milano per arrivare giù in Puglia, ma in realtà è stato girato in Lazio e principalmente a Roma. Wow, che bello ragazzi, no, sono veramente molto molto emozionata perché vabbè vi avevo già detto che adoro Aldo Giovanni e Giacomo e Tre uomini e una gamba è uno dei film che è veramente nel mio cuore. E ora così in viaggio verso i luoghi del film, è tutto molto on the road, proprio come anche nel film. Wow! Eccoci arrivati a Roma! Allora, voglio mostrarvi le locations in ordine cronologico, quindi partiamo subito dal Paradiso della Frugola! L'epico negozio di meccanica di precisione dove lavorano come commessi Aldo, Giovanni e Giacomo. È una farmacia! E qui siamo precisamente in via degli Ammiragli numero 31. Prima non c'era il parchimetro davanti, questo l'hanno messo dopo. Adesso sto andando a cercare il complesso residenziale dove vive Aldo, dove c'è la mitica scena famosissima, mangio la peperonata e scendo. E... Ah, che bello, che bello, che bello, che bello. Andiamo, andiamo, andiamo. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Qui ci dovrebbe... Eccolo! No, è questo, ragazzi. No, vabbè. Qui è dove si mettono a parlare con la signora molto simpatica. Se non spogliate immediatamente l'auto da davanti al cancello, io ve la faccio ricaricare dal mio marito, eh! E poi me la faccio anche portare via dai vigili, capito? Buon viaggio, eh? Buon viaggio anche a lei, eh? Oddio! Finisco di mangiare la peperonata e scendo. Dopo vanno al bar, Aldo e Giovanni, mentre aspettano che Giacomo ritiri il Garpez. Siamo nel piazzale Luigi Sturzo, eccolo qui. E proprio in quel bar lì è dove Giovanni vince a braccio di ferro col bambino. E infatti erano seduti qui e si vedeva da dietro quella ringhierina. Ma sì, ma... Ed è da qui è inquadrato quando il babbo parla col figlio. E qua vicino, precisamente in Viale dell'Astronomia, è dove parcheggiano la macchina. Mentre aspettano Giacomo che va a ritirare la gamba, che poi metteranno nel bagagliaio. Che poi tra l'altro circola la voce che la gamba è stata commissionata davvero da un falegname per 30.000 lire, ma non lo so con precisione, confermatemi nei commenti se è davvero così. Mi sono rimessa in viaggio perché è ora di pranzo, ma non voglio mangiare in un posto qualsiasi. Un po' più avanti nel film, quando Aldo, Giovanni e Giacomo hanno già conosciuto Marina, si offrono di pagarle il pranzo e la portano in questa trattoria. Siamo quasi arrivati al ristorante, cioè, ma guardate lì, che meraviglia!
trattoria La Rocca e si trova a Ceri, una frazione del comune di Cerveteri. Il lago dove fanno i bagni si trova da queste parti o è in un altro posto? No, allora il lago dove fanno il bagno, tra l'altro ci sono anche stata, è il laghetto del Pellicone a Pulci, che non è proprio da queste parti, dista tipo un'ora e mezzo. Comunque la stessa location, quindi non ci resta che piangere. Erano seduti allora più o meno che lì. Siano stati seduti lì. Bocca delle di griglia. Qui, in questo punto. Bellissimo, bellissimo. Poi hanno cambiato un po' di cose. Qui avevano messo, c'era una tettoia e quindi non è rimasto proprio identico. Però si capisce subito dal monte dietro. No, veramente. Cioè, è stato meraviglioso essere seduta proprio qui accanto mentre mangiavo. Sono i gattini, l'altro è nascosto, mancava il gattino nel video. Nelle prossime settimane vi caricherò anche le locations dei luoghi del film che vedono al cinema, Biglietto Amaro. Ho deciso di fare un video a parte per quelle, perché in questo video, anche se manca qualche location, diciamo che è già bello pieno. Fatemi sapere nei commenti se volete un altro video, una seconda parte con tutte le location mancanti. Il video termina qui, spero che vi sia piaciuto e ci vediamo venerdì prossimo. Ciao!